Mazzette per accelerare le pratiche per il rinnovo della patente o per avere la revisione in tempi celeri. A Vicenza la Procura della Repubblica ha ordinato un maxi blitz alla motorizzazione civile dopo un'indagine durata dei mesi. 56 gli indagati a vario titolo per falso in atto pubblico, concussione, in qualche caso corruzione, truffa e furto. Una indagine avviata in collaborazione con la Polizia Stradale di Vicenza dopo alcune segnalazioni soprattutto di camionisti che per evitare procedure che in qualche caso si protraevano per giorni interi preferivano allungare la banconota al funzionario di turno, con il risultato che le pratiche in questione risalivano la lista fino a diventare prioritarie. Ma quel che ora i magistrati devono verificare è anche se, oltre ai favoritismi nell'accelerare le pratiche, alla motorizzazione siano anche stati taroccati i risultati delle revisioni o omessi i controlli. Uguale verifica riguarda i rinnovi delle patenti, che pare fossero sottoposti allo stesso regime. Chi pagava poteva fare la pratica in fretta e senza scocciature ed imprevisti, per gli altri l'attesa si faceva lunga. Pare che tra le 56 persone coinvolte non risultino esserci dirigenti della motorizzazione civile iberica. Ci sarebbe